a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video nel reading vlog della Reading Rush Challenge, questa volta quello vero. E niente, allora, per la categoria Leggi un libro nella stessa stanza per tutto il tempo, ho scelto Crypto di Dan Brown. Per me Crypto è il primo libro dell'autore al di fuori della serie di Robert Langdon, quindi per la prima volta mi ritrovo a leggere un libro di Dan Brown che non ha protagonista Robert Langdon. E ovviamente io ho già iniziato un pochino, in realtà sono a pagina 26 e ho iniziato qui in camera mia e quindi finirò qui il resto del libro. E niente, vi farò sapere nel frattempo che leggo le mie impressioni. Spero che vi possa piacere questa volta che vada tutto bene per il verso giusto. E niente, ci vediamo nei prossimi aggiornamenti. Aggiornamento di Crypto di Dan Brown, sono a metà e devo ancora capire se mi piace o non mi piace, perché al momento la valutazione mia personale di questo libro è di 3 stelle su 5, però può darsi pure che ci sta la fregatura perché Dan Brown ci fa come inferno che mi ha fatto schifo tutto il libro, poi alla fine boom, può darsi sia la stessa cosa in Crypto. Adesso vediamo un po' come si evolve la storia e al momento sono ancora un po' in dubbio se mi piace oppure non mi piace, però questo poi lo vedremo alla fine, vi aggiornerò e sto pensando di fare anche una recensione su Crypto, dato che ho fatto un video su Dan Brown dove parlavo dei suoi libri per quanto riguarda Robert Langdon, quindi pensavo di fare una recensione anche su Crypto. Fatemi sapere nei commenti se vi piace o vi accontentate del mio giudizio in questo vlog. Conclusione del primo giorno di Reading Rush Challenge, vi faccio una mini recensione su Crypto di Dan Brown, che è stato il primo libro che ho letto effettivamente per la Reading Rush Challenge, e vi avevo detto che fino a metà non sapevo se mi piaceva oppure no, ma poi sono successe delle cose che io non so neanche come spiegarle. Allora, io adesso sono a mente calda, l'ho appena finito e al momento posso dire che mi è piaciuto. 4 stelle su 5, probabilmente cambierà domani, però al momento mi sento di dare 4 stelle su 5 a questo libro per ciò che è successo dalla metà in poi, o meglio, dalle ultime 150 pagine, anzi, quindi
poco dopo la metà, successe delle cose che, vabbè, hanno fatto cambiare il corso della storia. Quindi diciamo che è un po' come inferno, cioè io me lo immaginavo che poteva essere un po' come inferno, un po' meglio di inferno, perché inferno è solo la fine, che è una bomba, ma questo dopo, cioè, voglio dire, arrivati a metà, può pensare una persona, lo lascio, non mi sta piacendo perché ci sta, o meglio, è poco intrigante, prende poco la prima metà, perché succedono poche cose che io dicevo, beh, almeno quelle poche cose ci stanno, sì, vabbè, però io voglio l'azione, voglio intrigarmi, voglio. Cioè, mi voglio impegnare perché i libri di Dan Brown secondo me sono così, uno ha bisogno di impegnarsi a leggere i libri di Dan Brown. Questo nella prima metà non succede, ma succede solo nella seconda metà del libro, o meglio, come dicevo prima, nelle ultime 150 pagine tipo, e succedono delle cose che, vabbè, secondo me avrebbero potuto spalmarle meglio, ma Dan Brown avrebbe potuto spalmarle meglio per tutto il libro, però diciamo che alla fine è tutta una corsa continua. No, i libri di Dan Brown sono così effettivamente, però dico io, non mi puoi mettere tutte queste cose nelle ultime pagine, cioè, dai. Spalmere un po' meglio. Ma secondo me Dan Brown ha fatto questa scelta per mettere ancora più ansia, perché siamo alla fine, abbiamo poco tempo. Per chi ha letto Crypto magari capisce ancora di più. Abbiamo poco tempo quindi, e non ci sono più pagine dopo, quindi tutto sta andando un po' puttane, e se non si risolve tutto andrà a farsi benedire, quindi c'è Hawk. Vuol dire sì, che ansia. Poi ovviamente tutto va bene, tutto va nel verso giusto, anche se non sembra, cioè fino all'ultima pagina non sembra, perché Dan Brown fa tutta questa cosa ingripposa e tutto all'ultimo momento, come sempre, giustamente come lui fa, quindi ci ritrovo molto Dan Brown. Peccato per la prima metà che non c'è quasi niente, cioè magari c'è tutta un'introduzione, ma metà libro, introduzione. Per questo magari domani mio giudizio può cambiare, perché magari a mente fredda posso realizzare meglio, però a mente calda 4 stelle ci sta, perché ho appena letto il finale, ho appena avuto tutta quest'ansia di finire di leggere, perché cioè, chi legge Dan Brown sa che corre, corre sempre, fa mille cose, e queste mille cose sono tutte concentrate alla fine, nelle ultime 150 pagine. Non è il suo libro migliore, io li ho letti quasi tutti, e questo in confronto agli altri è poco e niente, cioè nel senso che può essere letto così, magari quando finite tutti gli altri libri di Dan Brown, come ho fatto io, e niente, questo era il mio giudizio a mente calda. Però voglio fare anche comunque una recensione a mente fredda, magari non adesso, però più in là magari potete trovare la recensione sul mio canale di Crypto quando realizzerò e ho carburato un po' il finale e tutta la storia, quando avrò, diciamo, riordinato un po' i miei pensieri su Crypto. Al momento è questo, a mente fredda potrà cambiare, per questo che vi invito a rimanere sul mio canale. Vi auguro buonanotte, ci vediamo domani, anche se in realtà per voi è tutto un video, quindi buonanotte. Eccoci qua, secondo giorno di Reading Vlog, la Reading Rush Challenge, per la terza categoria, quindi leggi un libro ambientato in un posto dove vorresti essere. Ho scelto Storia della bambina perduta, quarto e ultimo volume dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, di cui vi ho fatto già una recensione perché già l'ho letto, però ci sono particolarmente affezionata a questa storia, volevo rileggere l'ultimo libro, e perché a parte che ci sono un sacco di paesi che vengono citati, in particolar modo in realtà vorrei essere a Napoli, nel rione dove le due protagoniste vivono, hanno, diciamo, vissuto per la maggior parte della loro vita, e vorrei tanto vederlo con i miei occhi, nonostante io sia stata già a Napoli, però vorrei vedere in particolar modo il rione descritto nell'Amica Geniale, vorrei tanto visitarlo con i miei occhi e vedere com'è. Spero che vada bene questo secondo giorno di Reading Rush Challenge, e partiamo subito.
aggiornamento della storia della bambina perduta di Elena Ferrante. Sono circa metà e no, non mi sta convincendo, non mi sta piacendo, almeno non come la prima volta, perché appunto forse avendolo già letto di recente, no, insomma mi sta facendo entrare un po' nel blocco del lettore, però spero di poter finire in tempo e spero che il prossimo libro mi faccia uscire da questa cosa, perché no. Non mi sta cominciando, non mi sta piacendo come la prima volta, forse perché appunto l'ho già letto di recente, ripeto, e forse perché non mi era neanche tanto piaciuto la prima volta, essendo questo il libro della serie dell'amica geniale che mi piace di meno. Però appunto, ripeto, spero di uscirne, che il prossimo libro mi faccia un po' uscire da questo torpore. E arriviamo all'ultimo aggiornamento della storia della bambina perduta di Elena Ferrante. Allora, alcune cose le ripeterò perché effettivamente sono vere, quindi non mi sento di dire il contrario. Questo libro sicuramente ha più pregi che difetti, non è un libro da cestinare, secondo me è un libro che comunque va letto prima di tutto per concludere la saga dell'amica geniale e poi perché sicuramente è un libro valido, cioè anche se fosse autoconclusivo ve lo consiglierei comunque. Io ho messo 3 stelline su 5 a questo libro, quindi capite bene che non è un libro da non leggere assolutamente, oddio fa schifo, no, assolutamente. Infatti la prima volta mi era piaciuto abbastanza, più di questa rilettura, per 2 motivi. Allora, sicuramente per la prima volta che l'ho letto ero un po' più motivata a leggerlo, perché è comunque la conclusione dell'amica geniale, quindi ero in quell'ansia di sapere cosa succedeva, come finiva, anche perché in questo libro si conclude ciò che in realtà è partito dalla prima pagina dell'amica geniale, insomma. Si conclude questo filo, questa cosa, quindi sicuramente è un libro da leggere. Se volete iniziare l'amica geniale, ovviamente la saga, quindi per comprendere tutta la loro storia delle due protagoniste, io vi consiglio di leggerla tutta, tra alti e bassi. Ma perché mi ha un po' annoiato? Prima di tutto perché è una rilettura che ho fatto a pochi mesi di distanza dalla prima lettura, quindi ero ancora un po' fresca di ciò che sarebbe successo, quindi forse perché questo un po' mi ha annoiato, sì, tanto già lo so, che me ne importa. Questo è stato un po' il succo. Poi forse perché anche questo quarto libro è stato quello che mi è piaciuto di meno rispetto agli altri. Quindi forse questi sono i principali motivi per cui non mi è piaciuta questa rilettura, non il libro in sé, perché, ripeto, ha più pregi che difetti. Quindi forse questi due motivi mi hanno condizionato la lettura, soprattutto il fatto che non mi era piaciuto la prima volta e quindi era stato un po' un peso, tra 10.000 virgolette, rileggere questo libro. Però purtroppo non ho potuto scegliere altro per la categoria per cui ho scelto questo libro. È stato comunque un piacere concludere questa lettura, comunque. Sapere che ormai la storia di Lila ed Elena si è conclusa così, quindi ok, va bene tutto. Alla fine, più che un dovere, è stato anche un piacere. E quindi niente, questo è l'aggiornamento finale della storia della bambina perduta, sperando che adesso il prossimo libro mi farà un po' uscire da questo torpore che mi è salito rileggendo Storia della bambina perduta. E noi niente, questo è tutto, ci vediamo nei prossimi aggiornamenti del prossimo libro, sperando appunto, ripeto, di non cadere ancora più in basso nel blocco del lettore, anzi di cercare di non cadere. E niente, ci vediamo al prossimo aggiornamento. Terzo giorno di reading blog, terzo libro per la Reading Wash Challenge, e oggi andremo a soddisfare l'ultima categoria, quindi leggi un libro che ti fa sorridere. Io ho scelto I predatori dell'arca perduta di Campbell Black. Perché mi fa sorridere? Prima di tutto mi fa pensare quando ero bambina che guardavo i film di Indiana Jones, e poi anche l'edizione mi fa un po' sorridere perché questo libro è stato troppo tempo nella libreria di nonna senza essere letto,
E quindi ora è venuto il momento di leggerlo. E poi dentro, guarda, questa cosa mi fa troppo ridere, ci sono le foto del film. E tipo, no, vabbè, io, vabbè, rido troppo, bellissimo, cioè, ok. E quindi ho scelto questo, spero che andrà meglio rispetto ai libri della Ferrante. E vediamo un po' come va, vi aggiornerò più tardi. Con la fine anche della lettura dei Predatori dell'Arca Perduta, ultimo libro, quello che conclude la Reading Rush Challenge, di cui vi parlerò a breve in generale. Allora, non ho fatto in tempo a fare il recap di metà lettura perché l'ho letto super veloce, quindi è stata una lettura breve ma anche molto intensa. Devo dire che mi aspettavo meglio, però diciamo che alla fine non è stata neanche una lettura troppo banale, ecco, troppo di schifo. Diciamo che sì, mi ha aiutato a uscire un po' da quel blocco del lettore che mi stava venendo con la storia della bambina perduta di Elena Ferrante, quindi mi ha aiutato un pochino a non entrare nel blocco del lettore in realtà, perché ci stavo entrando. Lieve, però, infatti. E infatti ci stavo un pochino, me lo sentivo, però grazie a questo libro non ho preso quella via, cioè sto tornando sulla via normale di tutti i giorni da lettrice, anche se purtroppo penso che dovrò tornarci di nuovo in questo blocco del lettore, scusate la polvere, però diciamo che va bene così e sono contenta anche di aver letto questo libro, anche se gli altri non ce li ho. Io sono stata una super fan e sono una super fan dei film di Indiana Jones, quindi non potevo non leggere questo libro, che è stato il primo film, cioè il primo libro, quindi anche il primo film di Indiana Jones. Mi aspettavo meglio perché appunto pensavo che fosse ai livelli dei film. Penso male, forse perché se mi baso sui film faccio male, lo so, però avendo visto prima i film e anche tante volte, capite che può essere un po' disturbante la differenza, lo so che è brutto da dire, dovrei fare il ragionamento inverso. Però sono molto affezionata ai film di Indiana Jones, tanto, in particolare anche a Harrison Ford, che ho visto anche in Star Wars, insomma, ho visto parecchi suoi film e sì, però ecco sì, mi aspettavo meglio per questo, non per altro, perché se mi devo basare sul libro in sé, vi posso dire che è appunto una lettura veloce, piena di avventura e ve la straconsiglio soprattutto quando avete poco tempo perché è breve, non sono neanche 300 pagine, anzi forse non arriva neanche a 250, comunque un po' meno di 250, quindi potete tranquillamente leggerlo come me nei periodi in cui non potete leggere tanto. Secondo me è adatto anche per bambini, ovviamente, non è che ci sono cose troppo scandalose, ecco, per ragazzi, e ragazzi intendo ragazzi delle medie, ecco, delle medie superiori. E sì, consigliato per questi motivi. Se ovviamente avete altro da leggere, potete anche tranquillamente evitare. Però insomma io ve lo straconsiglio lo stesso, l'ho adorato tantissimo, forse un giorno farò la differenza tra libro e film. Non è una lettura chissà quanto esorbitante, ci sono libri sicuramente che vi catturano di più, sicuramente. Poi dipende anche dai gusti personali di una persona per quanto riguarda i libri. Però se siete fan dei film, perché non leggere anche il libro, insomma. Queste sono le impressioni molto in generale sui libri che ho letto durante questa Reading Rush Challenge. E adesso vi spiego un attimo perché è andata male, ma perché io avevo capito ceci per fagioli come sempre, e perché allora avevo letto La verità sul casale coperto per anticiparmi un pochino e quella è stata una mia scelta consapevole, e come avevo detto già nello scorso vlog, avete già visto,
E quella è stata una scelta mia personale, non far rientrare la verità sul caso Eric Berth in questi 3 o 4 giorni di Ridicolette Challenge effettivi, perché sapevo che non ci sarei mai riuscita e avrei letto solo quello. E forse neanche perché ci ho messo una settimana. Forse avrei dovuto scegliere libri meno corposi, più semplici da leggere, così come è stato I Predatori dell'Arca Perduta. Forse avrei dovuto scegliere magari più libri come questo, così piccoli prima di tutto. E poi, non scegliendo ovviamente, forse riletture. Sul caso Eric Berth è un pochino diverso, perché magari è stata una rilettura dopo 2 anni. Poi ho visto anche la serie TV di nuovo con una mia amica. È stato più un rinfresco di memoria, perché dopo 2 anni ricordavo solo le linee generali del libro e non tutti i particolari. Per quanto riguarda Storia della Bambina Perduta, già ve l'ho detto, non credo che sia stata una buona idea inserire quel libro nella challenge. E poi io capisco sempre ceci per fagioli, come dicevo prima, perché non avevo capito che potevo scegliere anche uno, due o tre libri, o anche tutti e quattro libri. Pensavo che si dovessero riempire tutte e quattro le categorie, e così ho fatto. È stata un po' dura, insomma, alla fine è stata andata così. Non è andata troppo bene, perché appunto non capisco niente al primo colpo, però come prima volta mi sento comunque soddisfatta, perché 3 libri su 4 li ho letti comunque in questi giorni. In questi giorni di challenge. Nella prima categoria avevo scelto La verità sul caso Eric Berth di Charlie Kerr, che ripeto, non voglio far entrare nel merito della challenge. Per la seconda categoria ho scelto Crypto di Dan Brown, e questo è stato appunto il primo che ho letto proprio il primo giorno di challenge, quindi questo effettivamente rientra nella challenge. Per la terza categoria ho scelto Storia della Bambina Perduta di Elena Ferrante. Ci ho messo 2 giorni a leggerlo. So che magari è poco, però per la quantità di libri che mi ero prefissata di leggere è stato tipo lunghissimo come periodo. Poi mi sono bloccata, bla bla bla, tutto quanto, l'ho già detto. Questo è il secondo, quindi alla fine rientra comunque nella challenge. E per ultimo, che vi ho appena citato, I Predatori dell'Arca Perduta, che ho letto durante l'ultimo giorno di Reading Wash Challenge. E niente, questo era tutto. Si è reso conto di questa challenge, che appunto è andata bene da un lato, ma dall'altro ho floppato un pochino. Ma per essere stata la mia prima Reading Wash Challenge, mi ritengo abbastanza soddisfatta. Poi in futuro vedremo cosa accadrà, se parteciperò di nuovo a questa sfida. Per concludere, mi volevo scusare per il ritardo di questo video. Già so che uscirà intorno all'inizio di maggio, prima settimana di maggio, perché fino a settimana scorsa non avevo in mente di registrare questo video, di fare questo reading vlog, di partecipare a questa challenge. E quindi, per anticiparvi, perché purtroppo io ho gli esami tra fine maggio, giugno e luglio, quindi mi volevo un pochino anticipare sui video che ho potuto pre-registrare, quindi avevo già pre-registrato alcuni video che ho pubblicato, o comunque quando vedrete questi video li avrò già pubblicati, dei video di aprile. Quindi questo video è dovuto slittare a maggio. Adesso ovviamente mi riorganizzerò un attimo per i prossimi reading vlog, magari li faccio e li pubblicherò in tempo. E ovviamente, se mi vedrete in futuro con la stessa maglietta o con le maniche lunghe, comunque anche in estate, perché purtroppo, causa università, sono costretta a pre-registrare alcuni video, e quindi in alcuni video vi vedrete con la stessa maniche lunghe anche a giugno, luglio, comunque, perché purtroppo, ripeto, ho gli esami e alcuni video sono costretta a pre-registrarli. Spero sempre di pre-registrare video non per tempo lunghissimo, cioè se io registro ad aprile sicuramente non li farò uscire a luglio, cioè è tutto una prospettiva per un mese, insomma, ecco il massimo che posso fare, perché ci sono alcuni video che posso pre-registrare a lungo termine e invece altri no, wap up, recensioni, cose varie, sicuramente no, non li pre-registro troppo in anticipo.
Comunque, vabbè, volevo fare questa precisazione. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ripeto, niente, questo volevo dire. Spero vi perdoniate, mi possiate capire. Questo video è finito. Io ci tengo ancora a ringraziarvi e a scusarmi con voi. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre impressioni. Se avete partecipato alla challenge, fatemi sapere. E in cosa posso migliorare, ovviamente. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!